si è avvalso della facoltà di non rispondere, però è una scelta tecnica che abbiamo suggerito noi difensori, in quanto che abbiamo un quadro davanti che è molto confuso ancora. Probabilmente un interrogatorio oggi sarebbe stato di scarsissima utilità per la prosecuzione delle indagini. Abbiamo spiegato anche questo fatto al Procuratore della Repubblica e poi magari ci promettiamo in futuro di presentare nuovamente il nostro cliente davanti all'autorità giudiziaria per un interrogatorio che abbia veramente un qualche significato. Il fermo è stato convalidato e ovviamente è stata disposta la misura della custodia cautelare.